faccio a non farlo anch'io il video sui profumi autunnali? Allora, ho selezionato alcuni profumi che sì, sto utilizzando abbastanza in questo periodo. Sì, li ritengo autunnali, invernali, sì, li metto anche d'estate, ma diciamo che queste sono le mie proposte per questo autunno. Grazie a Dio è arrivato l'autunno, non se ne poteva più del caldo che c'è stato. Ovviamente non tutti la pensiamo uguale, come non tutti sentiamo le stesse cose nelle fragranze. Comunque, il primo meraviglioso profumo è questo, che io ho riacquistato perché l'avevo finito, e sto parlando di Blancade Rose. E questo arriva da Neos 1911, è un 30 ml. Trovo che Blancade, Blanchade, come si dice, non lo so, quindi perdonatemi, sia davvero una bella casa che ci permette anche di acquistare i 30 ml ad un prezzo veramente abbordabile, e ha delle creazioni veramente meravigliose. Rose io l'ho sempre amato. Perché? Perché è un po' vintage, un po' retro, elegante. Lo associo tanto alla lingerie Pizzi e Merletti, quindi lo trovo anche molto sensuale. Qui abbiamo rosa, aromatico, ambra, vaniglia, talcato, speziato fresco, speziato caldo, muschio, c'è il lilà qui dentro. Sapete che il lilà mi fa venire mal di testa, ma qui è miscelato alla rosa. Cioè, rosa e lilà insieme, ma è una meraviglia. Però sapete anche, se mi seguite, che io ho amato tantissimo, ho usato tantissimo questo qua, che si trova, ho visto che si trova su eBay, su in giro, insomma, si trova. Questo è il famosissimo Luciano Soprani Active. Era uno dei toilette, qui ho un 100 ml in cantina. Sapete che tengo sempre le bottiglie vuote, ne ho degli altri perché l'ho amato. È un profumo del 95 che contiene vaniglia, patchouli, è uno speziato caldo, muschiato, talcato, dolce, aromatico e terroso. Così è definito. Guardate, io ne ho ancora tanto e vi posso assicurare che la fragranza è sempre la stessa. Una volta, non modificandoli, duravano tanto i profumi. Secondo me, dato il fatto che sono stati tanti riformulati perché sono dovuti andare a norma di legge con gli ingredienti, è per quello che poi non durano più i profumi in questo modo qua. Comunque, lui per me è una, cioè, lui è un'incarnazione di lui, cioè sono la stessa cosa. Cioè, io ho spruzzato uno di qua, l'altro di qua, è la stessa cosa. E io sono felicissima perché io questo profumo l'ho amato, lo amo ancora tantissimo. E Rose è degno, cioè è un profumo degno, è buonissimo, cioè un'eleganza, è elegante. È Active di Soprani per me. È lo stesso, è lo stesso. Io l'avevo già detto in passato perché l'avevo acquistato proprio. L'avevo acquistato per puro caso e avevo avuto una di quelle sorprese che non vi dico. Prenderei anche il 100 ml, ma l'altro che avevo mi era un po' modificato nel giro di 2 anni, quindi ho preferito prendere un 30 ml nuovamente per ve vedere che non mi si modifichi, considerato anche il fatto che io li tengo nelle scatole chiusi, riparati, però il caldo, il freddo, i cambi di temperatura li percepiscono i profumi. Poi un altro profumo
molto adatto all'autunno è il mio amatissimo Ex Nilo Atlas Fever. Ve ne ho già parlato. Questo è il profumo in assoluto più costoso nella mia collezione. È il più costoso e lo uso con parsimonia perché è costoso. È bruttissimo il pack, veramente brutto perché è un profumo costoso nel polistirolo che è scomodo anche da aprire. Terribile. Lui, Ex Nilo Atlas Fever, arriva dalla Francia perché quando l'ho acquistato si poteva solo acquistare o dalla Francia o comunque si trovavano in dei siti, a mio giudizio, dubbi. Io lo amo. Adesso Ex Nilo lo trovate anche su Neos 1911. Allora, questo profumo su Fragrantica viene criticato, non è tanto amato, sono sincera. Ho letto che c'è chi lo sente pungente, c'è chi lo sente come il pongo. Io no, non so perché, vi ripeto, ognuno ha proprio naso, ma per me è un inno alla fava tonka, cioè la gioia della fava tonka che viene abbracciata dal sandalo. Calore del legno di cedro, infatti abbiamo vabbè, dolce, talcato, balsamico, speziato caldo, fumoso, aromatico. L'unica cosa che io non sento in questo profumo è la nota fumosa. Abbiamo bacche rosse, incenso non ecclesiastico, un incenso che proprio rende molto elegante il profumo. Narciso, fava tonka, legno di cedro, legno di guaico. Per me questa è regna sovrana la fava tonka in questo profumo, dolce, caldo, aromatico. E poi oltretutto questo, tra i vari profumi che ho provato di Ex Nilo, per me, che tutti sono ben equilibrati nelle note, ma questo è quello che su di me dura 1, 2, 3 giorni addosso sulla roba, cioè lo sento ovunque. E andiamo a parlare del particolarissimo famoso vintage che non piace a tutti, ovviamente, perché è particolarissimo ed è Gotal Mon Parfum Cheri Pur Camille. Negli anni che furono fu creato dalla mamma per la figlia Gotal. Io ho preso un'edizione riformulata proprio sul sito perché l'altro l'avevo dato via, poi mi è ritornato, poi ho fatto uno scambio con Martino e quindi mi sono tenuta lui, anche perché costa un botto anche questo, non come Ex Nilo, ma costa un botto. Allora, non ho scaricato le note di questo profumo perché sapete che è un patchouli indonesiano, è un patchouli molto forte, quindi dovete amare il patchouli, però è reso anche dolce e profondo dalla presenza della prugna, una prugna che lo rende subito è un po' bombazza, no? Ma poi risulta vellutato, risulta un patchouli vellutato, secondo me. Però anche qui è una cosa molto personale, perché c'è chi ti dirà puzzi di cassetto chiuso, puzzi di vecchio, e qui è una cosa talmente personale che mi riporta dei ricordi lontani, piacevoli, e io amo questo profumo, amo questo sentore, ma amo lui perché la nota della prugna la sento, l'apprezzo, mi scalda questo patchouli che me lo rende caldo e vellutato, è bellissimo. E che dire, anche lui 1, 2, 3, 4 giorni addosso nei capelli, cioè è una piccola bomba di patchouli che se la voglio
addolcire ancora di più, sapete con cosa la miscelo o faccio layering, come si dice adesso, perché bisogna parlare coi termini giusti, con un bel zucchero a velo. E qui è Lollipop XXX. Io ho scoperto che se mi do il patchouli di Gotal e poi, dopo che si è asciugato un po', evaporo ovunque lo zucchero a velo di Lollipop di XX Parfum, viene una cosa bellissima. A parte che lui lo uso, mi piace da morire perché sa di zucchero a velo, zucchero a velo latteo. È meraviglioso, cioè è proprio zucchero a velo, cioè è una cosa dolce, buonissima, con una punta di lui, ma ha creato un profumo bellissimo. Non mi piace tanto mischiare i profumi, ma ogni tanto no, gioco in questo modo qua perché mi piace. Ho scoperto che mi piace, ma non mi è mai piaciuto mescolare le fragranze. Ho provato e mi sono quasi divertita, no? Anche perché, insomma, se proprio non si cozzano le note, insomma, più o meno, no? E lui è fantastico. Se amate profumi dolci, zuccherini, con un fondo latte o con un fondo molto zuccherino, lui è molto zuccherino e Lollipop è fantastico, ottimo, soprattutto adesso che si va nella stagione più fresca, perché magari con 40 gradi non è gradito un profumo del genere, no? E io sì, vabbè, ma questo è un altro discorso. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche idea. Mi raccomando, non buttatevi a capofitto ad acquistare profumi a scatola chiusa, soprattutto di un certo costo. Cercate prima di in qualche modo di sentirli e provarli sulla pelle, perché non tutti sentiamo le stesse cose. E anche noi qui che descriviamo a nostro modo, è il nostro naso, sono le nostre emozioni, è la nostra pelle, c'è un'interpretazione puramente personale, non può essere uguale a tutti. Vi mando un grosso bacio e una buona vita a tutti.